Hello everyone! Se state guardando questo video vuol dire che ce l'ho fatta! Farò questo video in italiano perché penso che possa essere principalmente utile agli italiani o alle persone che partono dall'Italia. Fatemi fare un piccolo disclaimer: io non voglio in alcun modo incoraggiare le persone a non seguire le regole, infatti nessuna regola qui è stata infranta, niente di illegale è stato fatto. Credo nel Covid, non sono una di quelle persone che dice no, non è vero, non esiste. Ci credo, quindi mi raccomando, fate attenzione, questo non deve essere un video che vuole incitare al disregard, a non seguire le regole. Ecco, allora vi dico l'idea. Io e Brian, mio marito, entrambi lavoriamo da casa. Lavoriamo solo e unicamente da casa. Non abbiamo bisogno di vedere i clienti faccia a faccia, non abbiamo bisogno di andare in ufficio neanche una volta al mese, solo e unicamente online. E quindi dopo un anno di pandemia, sentendoci un po' tristi, poi adesso non sto qui a lamentarmi online, però stavamo un po' giù, ci siamo detti, ma davvero non è possibile viaggiare neanche dentro l'Europa? E ho fatto una piccola ricerca e ho visto che non era vero. Viaggiare in Europa dipende da paese in paese, però è possibile. E io sono qui per dirvi passo per passo come ho fatto ad organizzare il nostro viaggio a Malta. Potete prendere queste informazioni e usarle come meglio volete, se per caso anche voi lavorate da casa e vi sentite un po' tristi e siete pronti per cambiare casa, perché no? Iniziamo! Ragazzi, sembra assurdo, ma in questo periodo, adesso io sto girando il video che è il 7 febbraio 2021, non è possibile viaggiare in Italia da regione a regione. Quindi io volendo non posso andare a fare un mese in Sicilia. Però è possibile viaggiare in alcuni paesi europei. Quello che io ho fatto è stato, innanzitutto, decidere un budget. Visto che questa per me non sarà una vera e propria vacanza con ristoranti, locali, musei, viaggi, gite, sarà più un cambiamo location, facciamo qualche escursione, qualche passeggiata in spiaggia, cambiamo aria. Volevo mantenere il budget in, diciamo, qualcosa di ragionevole, anche perché spero che quando si potrà davvero viaggiare, lì allora non voglio badare a spese sempre nei limiti del possibile. Tenendo questa cosa in mente, ho già scartato tanti paesi che secondo me sono troppo costosi per questo tipo di viaggio che vogliamo fare. Adesso, tra tutti i paesi papabili, quello che ho fatto come prima cosa è stato cercare online Spagna Covid oggi e vedere un po', fare una ricerca sui risultati, com'è l'andamento del virus, la situazione è ancora critica. Personalmente ho deciso di escludere tutti quei paesi in cui la situazione è davvero critica, più che altro perché anche lì, laddove è possibile viaggiare, forse non credo che me la sarei davvero goduta come esperienza. Alcuni paesi sono stati scartati per questo. Tra quelli che invece erano ancora papabili, quello che ho dovuto fare è stato cercare le regole per i viaggi. Io per esempio ho usato molto Viaggiare Sicuri, ma poi ho usato anche tanti altri siti. Basta fare una ricerca a Google, io non mi fido mai di un solo sito, faccio sempre una ricerca su tanti siti, ci vuole un po' di tempo, però almeno non vi affidate a una sola fonte. In alcuni paesi, anche se sono economici, la situazione del Covid è molto buona, non è possibile viaggiare perché quei paesi sono chiusi ai viaggiatori, tranne di solito ci sono delle eccezioni che sono proprio lavoro, famiglia. Per noi non era proprio così. Una buona fetta di quei paesi restanti che erano possibili è stata scartata per questo. Viaggiare Sicuri comunque è un buon sito, io ve lo raccomando almeno come primo sito, e poi dopo potete fare altre ricerche se la cosa sembra promising. Una volta trovato invece il paese in cui wow, è economico, il Covid va bene, si può viaggiare, quello che ho fatto è stato cercare le restrizioni in quel paese. Allora, il nostro viaggio è stato organizzato in 2 giorni. Il paese dove volevo davvero andare era la Slovacchia. Ero molto interessata a Bratislava, però ragazzi, in questo periodo c'è un lockdown quasi totale, 20 ore al giorno in cui non è possibile lasciare l'appartamento, quindi insomma, diciamo che se il lockdown è così tanto rigido, non ne vale la pena. Quindi i paesi in cui il lockdown è così, ho scartato anche quelli. Ciao Slovacchia! Il prossimo step sono stati i voli. Per farvi un esempio, la nostra prossima meta sarebbe stata la Croazia. I casi del coronavirus non erano male, viaggiare si poteva viaggiare, economico, era abbastanza economico, soprattutto in questo periodo di pandemia i prezzi sono ovviamente abbassati. Zagabria, wow!
parte il fatto che ultimamente hanno avuto dei problemi per calamità naturali, quindi non so se questo esempio è buonissimo, però per farvi capire, era una città tecnicamente papabile, ma non c'erano voli. Anche per dirvi, se non avessero avuto il lockdown in Slovacchia, non c'erano voli per Bratislava, quindi avreste dovuto pensare a un itinerario un po' più complicato, per esempio per la Slovacchia viaggiare in Austria, poi prendere un taxi fino alla Cecoslovacchia, diventa un po' più complicato perché lì dovete vedere le regole per due paesi, non più un paese solo, quindi diciamo che dove non c'erano i voli diretti, anche lì ho eliminato. Malta, mettiamo Malta, rispondeva a tutti questi criteri. Vi parlo un po' più nello specifico di quello che ho fatto. Prima cosa pratica di quello che ho comprato è stato il volo. Visto che vogliamo stare a Malta per un mese, l'ho trovato con il bagaglio da stiva a 220 euro a persona, andata e ritorno. Non è il più economico che ci sia out there, però in questo momento è il più economico. Seconda cosa che ho fatto è stata trovare un bed and breakfast. Ragazzi, ve lo dico adesso, essendo bassa stagione, essendo durante la pandemia, i prezzi sono davvero, 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 davvero meno della metà di una stagione normale. Noi abbiamo scelto un bed and breakfast abbastanza carino, moderno. Ci siamo assicurati che la connessione wifi fosse buona, cioè ho mandato email a più bed and breakfast, sottolineando il fatto che mi serve una connessione eccellente e stabile, e a seconda delle risposte dei landlord, sperando che siano sinceri, abbiamo scelto un bed and breakfast molto carino, in centro città, perché non vogliamo prendere la macchina, saremo vicino alla spiaggia, ci piacerebbe fare qualche passeggiata dopo il lavoro, magari in spiaggia, e in due, per un mese di bed and breakfast abbiamo pagato 800 euro, che è tanto ragazzi, potete trovare anche a 500, potete trovare anche a 600, diciamo che noi ci siamo voluti coccolare. Quindi siamo 400 euro a persona di bed and breakfast più 220 di volo. La terza cosa che ho fatto è stato controllare, in realtà l'avrei dovuto fare prima ragazzi, questo fatelo prima, controllate com'è il sistema sanitario in quel posto dove andate. Io ragazzi non ci avevo pensato perché ho pensato wow, siamo comunque in Europa, io sono europea, stati assistenziali, sanità pubblica. In realtà poi per scrupolo una ricerca l'ho fatta e ho trovato che in realtà Malta ha la sanità privata e quindi avere un'assicurazione di viaggio è consigliato. Lì per lì sono entrata nel panico, tipo oddio, e se non c'è un'assicurazione che copre il Covid, cosa facciamo? Dopo una breve ricerca online ho trovato un'assicurazione buona che copre il Covid per un mese. Non è proprio economica, sono 70 euro a persona, però vabbè, secondo me è necessaria, quindi ho preso anche l'assicurazione sanitaria. Dopodiché, tornando ai requisiti per entrare nel paese, uno dei requisiti è il test molecolare, ragazzi, non quello rapido. Ho fatto una ricerca anche su questo, quello rapido non vale, serve quello molecolare, quindi con la risposta di solito entro 48 ore. Ho trovato una clinica per fare questo test a pagamento, ho trovato una clinica che mi dia il referto anche in inglese, perché ho paura che viaggiando serva anche il referto in inglese. Ho preso l'appuntamento, faremo il test martedì pomeriggio e noi dovremo arrivare a Malta venerdì mattina, perché il test deve essere fatto non più di 72 ore prima dell'arrivo nel paese di destinazione, quindi ci dovremmo stare con i tempi, a meno che l'aereo non fa un grande ritardo. Noi non ci siamo sentiti di fare il test il giorno dopo perché dicono sempre che servono almeno 48 ore, ma potrebbero volerci addirittura 3 giorni per il referto. Questa è l'unica cosa che mi dà ancora tant'ansia. Però se state guardando questo video vuol dire che tutto è andato come doveva andare, quindi questa organizzazione un po' last minute, ma non per questo superficiale, vuol dire che è andata bene. Spero ragazzi che questo video vi sia utile. Quello che posso dirvi è: viaggiate con la testa. Ormai è un anno che siamo chiusi in casa e per noi, per me e per Brian, questa cosa non funzionava più. Quindi sono contenta tantissimo se state guardando questo video, però viaggiate con la testa. Lasciatemi un commento e grazie di aver guardato.